Bene, vediamo un ultimo argomento più teorico che non pratico delle cose che serviranno in questo corso, ma comunque utile per farsi un'idea di alcuni aspetti della sintassi di Python, che sono i moduli di funzioni in Python. Torniamo un attimo a funzioni 1. Ok? In funzioni 1 dicevamo che avevamo ottenuto un codice molto leggibile, ok? Quasi italiano praticamente, in questa parte, mentre invece nella parte precedente c'era effettivamente la parte di codice vero e proprio, che ovviamente richiede conoscenze di Python per essere compreso. Un'idea che potrebbe venire in mente è questa. Creo un nuovo file Python. Che chiama ad esempio funzioni 0, ok, e copio queste definizioni di funzioni dentro a funzioni 0. Ok? A questo punto, qua chiaramente in funzioni 1 adesso non funziona più perché non trova più le definizioni di funzioni. Però posso fare questa cosa, posso scrivere import funzioni 0 e a questo punto mettere davanti a tutte le funzioni questo funzioni 0 punto. Ok? Adesso il programma torna a funzionare come prima. Ok? E vedete, però in questo file qui ho soltanto il codice leggibile. Import funzioni 0, ho creato un modulo di funzioni che viene utilizzato in un altro file. Ho potuto dividere il mio programma in più file, uno che contenesse le funzioni e l'altro che contenesse invece l'utilizzo di queste funzioni. Questo, ad esempio, forse vi ricorderete quando abbiamo fatto, ad esempio, import math. È la stessa cosa, math è un modulo di funzioni che altri programmatori possono usare. Chiaramente sarebbe molto scomodo avere il codice di math dentro al mio codice, farebbe solo della confusione, ok? Invece in questo modo posso separare meglio le cose. Anche pensando di creare un progetto in un gruppo di programmatori, ognuno potrebbe lavorare sul suo file e poi metterli insieme tramite questi meccanismi, ok? Vediamo solo alcuni aspetti di sintassi. Qua chiaramente scrivere funzioni 0 tutte le volte è un po' scomodo. Potrei mettere import funzioni 0 f0. In questo modo f0 diventa un sinonimo di funzioni 0. Anzi, più che un sinonimo, proprio cambia il nome. E a questo punto potrei usare f0 dappertutto. Ok? Oppure, un altro modo ancora più comodo come sintassi è di utilizzare from funzioni 0 import leggi v e stampa v. In questo modo posso tornare a utilizzare il programma come era fatto inizialmente. Ok? Sto dicendo leggi v e stampa v e devi importare dal modulo funzioni 0. In questo modo lui non si confonde più Python, sa che leggi v non lo trovi in questo file perché lo deve trovare in quell'altro file. Ok? Potrei anche voler dire, guarda, importa tutti, l'asterisco vuol dire tutti, importa tutte le funzioni che sono nel modulo funzioni 0, ok? O anche a livello di sintassi, anche alcune cose ancora più strane, tipo leggi 0 as leggi vettore e stampa v as stampa vettore. A quel punto nel mio programma scriverei stampa ve leggi vettore
estampa vettore, estampa vettore. Quindi c'è questo meccanismo qua con cui posso ricambiare i nomi delle... posso cambiare i nomi delle, delle funzioni dinamicamente con questa tecnica qua. E qua chiaramente il significato, adesso, a parte la sintassi, il significato è immediato. Prendi il modulo funzioni 0 e leggi, importa leggi w chiamandolo leggi vettore. Quando lui chiaramente qua trova leggi vettore, scopre che in verità si chiamava leggi v in funzioni 0 e capisce quale, quale funzione andare a utilizzare. Quindi in generale non servirà molto per questo corso qua, ma dividere un programma in tante funzioni è un aspetto, diciamo, molto utile, specialmente per gestire programmi complessi. Quindi, in questa serie di lezioni abbiamo visto le funzioni. Non permettono di fare cose diverse da quelle che facevamo già, ma permettono di organizzare il codice in maniera molto più flessibile. Per ottenere un codice con meno duplicazioni, quindi più succinto e più espressivo, dove possiamo utilizzare dei nomi che c'entrano con che, come scriveremo le cose in, in italiano. Più il programma che vogliamo fare è complesso, più l'organizzazione del codice in moduli, in funzioni, così, diventa sempre più importante. Adesso vedremo qualche esercizio su come utilizzare le funzioni in casi pratici.